portano i fiori all'interno. Le spighette sono organizzate in questo modo: il fiore si trova al centro, ci sono le glumette interne e le glume esterne, quelle sono quelle che noi chiamiamo volgarmente pula, sostanzialmente, e dentro ci sta la cariosside. Il farro si chiama, da un punto di vista botanico, si chiama triticum dicoccum, perché all'interno di ogni singola spighetta ci stanno due fiori e quindi si formano due cocchi, cioè due semi. L'altro farro vestito ancestrale è il farro monococco, che a differenza del dicocco porta un solo, cioè porta due fiori, però uno è sterile e quindi si origina un solo seme. Quindi questa è la ragione del termine dicocco. Si chiamano vestiti perché rispetto ai frumenti nudi, il frumento tenero, il frumento duro che conosciamo, praticamente le glume non si distaccano spontaneamente dal seme, quindi devono essere sbramati. L'orzo va sbramato come si sbrama il riso, scusate, il farro, come si sbrama l'orzo e come si sbramano in generale tutti i cereali vestiti. E la cosa buffa è che i romani avevano vari modi per... oggi abbiamo le sbramatrici, ma loro non le avevano. Le sbramatrici di fatto sono come delle specie di cestelli in cui viene fatto sbattere il seme contro una superficie rigida, c'è un sistema di ventilazione che asporta via la pula e resta ovviamente la cariosside. I romani non l'avevano, nell'antichità si usavano due modi per sbramare il farro. Il primo era usato prevalentemente, lo usavano in Grecia, che praticamente consisteva, e in Egitto anche, consisteva nel bollire, veniva bollito, cioè si raccoglievano... Vestito, quindi. Veniva bollito, si bolliva per un tempo, lasciato 4 minuti, 5 minuti in acqua bollente, poi veniva tolto e schiacciato. Schiacciandolo praticamente con la bollitura si liberava. I romani invece preferivano fare un'altra operazione, lo tostavano, cioè praticamente lo prendevano. Non so se avete mai visto, una volta io l'ho visto ancora in casa di mia nonna, quei macini con cui si tosta il caffè. Più o meno facevano la stessa cosa, cioè prendevano in modo tale che col fuoco si bruciasse la parte esterna, poi lo sfregavano, si liberavano in questo modo le cariossidi. Probabilmente questa è una tradizione antichissima, perché non so se sapete, nel sud Italia, nel centro Italia, si fa il pane col frumento bruciato. Grano arso. Col grano arso, che è ancora una tradizione di origine romana, perché anche se i frumenti adesso sono nudi, però il sapore che prende si vede che piaceva, perché dandogli quella tostatura poi se si fa il pane prende tutto un altro sapore che è particolarmente intenso, e quindi c'è ancora questa tradizione. Il farro, fra parentesi, è una delle primissime culture che l'uomo ha domesticato. Praticamente considerate che abbiamo trovato in un sito archeologico che si chiama Alo 2, che è fondamentale perché si trova sul Mar di Galilea, e in questo sito Alo 2 erano ancora cacciatori, quindi non erano ancora agricoltori. Voi sapete che noi siamo diventati agricoltori sul finire del Paleolitico, cioè significa grosso modo circa 15.000 anni fa, 15-16.000 anni fa. Finisce il Paleolitico è stato terrificante come clima, un clima freddissimo. Alla fine del Paleolitico cambiano le condizioni climatiche, diventa molto più caldo, si liberano gran parte dei ghiacci e l'uomo che era cacciatore comincia ad avere dei problemi, perché ci sono una serie di estinzioni di una gran quantità di animali, soprattutto mammiferi, che l'uomo cacciava, erbivori, e quindi non riescono più, le comunità di uomini cacciatori e raccoglitori non ce la fanno più a vivere di sola caccia. Aumenta l'attività di raccolta, che nelle prime società della nostra specie erano formate prevalentemente, i nuclei erano formati da 50-40 persone grosso modo, prevalentemente erano tutti parenti tra di loro, e generalmente gli uomini cacciavano, donne, vecchi, bambini raccoglievano. In questo sito, un sito di cacciatori e raccoglitori che si è conservato per una particolarità, perché queste capanne hanno preso fuoco, non si sa se intenzionalmente, se c'è stato un conflitto, che cosa, poi il Mar di Galilea ha aumentato il suo livello ed è rimasto coperto per quasi un 20.000 anni, questo l'ha conservato. In questo sito
nel 1989 hanno trovato dei reperti importantissimi, perché hanno trovato, oltre i vari strumenti, a Galilea, in Galilea, in Galilea, sul Mar di Galilea, sulle rive del Mar di Galilea. È un sito importantissimo perché risale a 23.000 anni fa, cioè prima che diventassimo agricoltori, quindi questi erano ancora nomadi di fatto o semistanziali, e trovano il progenitore del monococco, che è il Triticum beoticum, e trovano il progenitore del farro medio, che è il Triticum dicoccoides. Quindi vuol dire che prima ancora che cominciassero, l'uomo aveva già cominciato, li raccoglieva, e poi dopo dal Triticum beoticum poi l'uomo selezionerà il farro piccolo, e dal dicoccoides verrà selezionato 23.000 anni fa. Io, se volete, ce l'ho anche qua dentro, il dicoccoides, dovrà essere il mio assistente a tirarmi fuori. Lo seminiamo dopo, se non tu insegnare. No, insomma, questa è la storia. Quindi è importantissimo, perché per tantissimi anni, dopo circa, abbiamo selezionato il farro grosso modo tra i 13 e i 14 mila anni fa, farro piccolo e farro medio, questo, quindi il monococco e il dicocco. Circa 7.000-8.000 anni fa abbiamo cominciato a fare selezioni per i frumenti nudi, quindi l'attuale, diciamo, frumento duro e l'attuale frumento tenero, e quindi questa è la storia. Quindi in epoca romana già si conoscevano sia i frumenti teneri che i frumenti duri, nudi, però i romani preferivano lo stesso coltivare il farro. Le ragioni sono due: continuano sempre a coltivare il farro, coltiveranno anche il frumento tenero, però loro avevano una predilezione, gli piaceva tantissimo il gusto e il sapore del farro, per una ragione molto semplice, che i romani non lo consumavano, nonostante che era la parola farro, poi derivi farina, quindi macinati, i romani non lo consumavano macinato, lo cominciano a macinare solo in epoca imperiale. Considerate che la prima panetteria a Roma è più o meno intorno al 20-30 d.C., quindi siamo tra Cesare e Augusto, quindi molto tardivo. In tutta l'epoca monarchica e nell'epoca repubblicana loro consumano il farro, lo consumano integro, cioè loro praticamente lo sbramavano, dopo che l'avevano sbramato prendevano, lo facevano bollire, ottenevano una specie di pappone che veniva schiacciato, e questo dava origine a quello che si chiama pulse. La pulse o pulse era il piatto di base di tutte le famiglie romane. Questa base poi di questa specie di pappone, dalla parola pulls deriva la parola polenta, poi noi la facciamo col mais, ma l'origine della parola è ancora la pulls romana. E loro su questo pappone praticamente poi lo combinavano in diversi modi, ci mettevano o il formaggio o, altra cosa fondamentale, i ceci.